Buongiorno e benvenuti. Siamo qui con Federica Terranova, la coordinatrice di un progetto di reinserimento lavorativo molto interessante, di cui fra poco parleremo, portato avanti dall'associazione Progetto Itaca Palermo Onlus, e poi con Davide Farina, il console onorario della Repubblica, di Polonia, nonché dottore commercialista palermitano. Buonasera a tutti e benvenuti. Buonasera. Buonasera. Allora Federica, io inizierei subito da te e ti chiederei appunto di parlare di questo progetto interessantissimo di reinserimento lavorativo dedicato proprio alle persone che hanno grandi difficoltà sociali. Dimmi se è così e appunto cosa si propone di fare il progetto, cosa state cercando di portare avanti. Grazie. Questo progetto è un'occasione molto importante per i ragazzi che sono soci di Progetto Itaca Palermo, la nostra associazione, che hanno la possibilità di riabilitarsi attraverso il lavoro. Il lavoro sappiamo che è la prima riabilitazione oggi che possa dare una normalità della vita, e quindi questo progetto permette a questi ragazzi di rimanere in un ambiente ovattato, in un ambiente protetto e poter lavorare a distanza per le aziende. Il primo esempio è proprio Alessandra, che è qua, non so se la vedete, che sta Sì, lavorando la in remoto vediamo. per il dottor Farina, che è collegato con Ciao. noi. Abbiamo anche Leonora, che lavora per la Libreria del Mare. E poi nell'altra stanza abbiamo Antonio, quindi abbiamo questi ragazzi che si collegano in smart working e finiscono un lavoro sempre ovviamente affiancato da tutor che consentono di poter lavorare in modo normale e ad avere dei rapporti sociali. Consola, lei come sta partecipando a questo progetto? Devo dire che quest'anno, che è stato, come sappiamo bene, un anno veramente particolare, è che lo smart working è diventato ormai di uso comune. Ho pensato che probabilmente poteva essere un buon sistema per dare una mano a chi in questo momento è sicuramente un po' più sfortunato di noi. Quindi, soprattutto nel particolare, questi ragazzi dell'associazione Itaca sono veramente in questo momento forse un po' dimenticati. E allora per questo motivo ho deciso di sostenere questo progetto partecipando attivamente. Quindi significa, ho provveduto a stipulare con loro la convenzione, un contratto di lavoro per la ragazza che Federica vi ha appena fatto vedere, che si occupa in remoto di una piccola parte delle mie attività di studio. Però è comunque un contributo proficuo, non si tratta semplicemente di una beneficenza o qualcosa del genere, perché loro lavorano, che è la cosa più importante. Bene, Federica, come si combatte il pregiudizio sulle persone che vivono un disagio psichico? Voi appunto che ci lavorate e ci avete a che fare ogni giorno. E noi abbiamo a che fare ogni giorno con gli stigmi e gli stereotipi di questa diversità. E appunto occupandoci di cose normali riusciamo a superarli. Non è detto che chi sia malato non riesca ad ottenere dei risultati, anzi, posso assicurare che spesso e volentieri i lavori affrontati dai ragazzi sono molto più controllati, sono fatti con più amore, sono fatti con più attenzione perché si ha una responsabilità grande. E se devo dirla tutta, le persone, le aziende che ci hanno lavorato, che hanno aiutato il progetto fino ad oggi, sono rimaste tutte molto molto contente. Le attività sono sicuramente inserimento dati, sono delle attività non proprio difficilissime e controllabili in remoto. Però abbiamo avuto collaborazioni importanti anche con la Clinica Torina, per esempio, l'anno scorso. Da quando Andrea non lavora più per la clinica, si è intasato il servizio di prenotazioni. E Leonora lavora con la libreria, e ormai questa è la seconda ragazza che lavora per la libreria, quindi è il secondo anno che rinnoviamo questo contratto. E Eleonora si occupa di tutte le mail, degli inviti, quindi dei social network. E adesso Alessandra, grazie al dottor Farina, sta lavorando per un commercialista. È inverosimile da dire, eppure con grandi risultati. Devo dire, Alessandra è felice di poter svolgere il suo lavoro, e ogni giorno arriva puntualissima, pettinata, in ordine.
arriva in ufficio, quindi c'è un rapporto tra i colleghi che siamo noi e riusciamo a fare una giornata lavorativa normalissima andando contro questi pregiudizi che fanno sì che tante malattie invisibili diventino spaventose. Non lo sono per niente, perché si lavora normalmente, anzi si mette, come ripeto, più dedizione, questo lo posso dire. Una cosa che non ho detto, a cui tengo, è nominare Fondazione Vodafone Italia, che sponsorizza questo progetto che si chiama Comunità per la Salute Mentale, e l'obiettivo di parlare di questo progetto è trovare gli altri contratti, perché in Job Station ci sono altri 4 ragazzi che fanno formazione, quindi si occupano di tutto ciò che è la segreteria dell'associazione, contabilità, amministrazione, tutto quello che riguarda l'associazione, però anche loro vorrebbero un contratto, quindi se questo certo. Il canale potesse essere una buona occasione per spargere ecco, la voce. Infatti volevo chiederti, domanda importantissima, come si può aderire al progetto? Chi ci ascolta, come vi può contattare e come può partecipare? Allora, se c'è qualche azienda interessata, io sono pronta a correre, a spiegare tutto quanto, mando una presentazione molto chiara di quello che è il progetto e sarò io stessa ad affiancare un tutor aziendale in modo da capire, da formarmi per il lavoro e formare a modo mio la persona che ritengo adatta per quel tipo di lavoro, perché ogni lavoro deve essere adatto per un individuo. Certo, quindi come li possono contattare le aziende? Abbiamo una mail, una pagina Facebook? Sì, noi abbiamo la mail, abbiamo anche un sito www.progettoitaca.palermo.org, la nostra mail info@progettoitaca.palermo.org e noi siamo sempre a disposizione, quindi basta fare un segnale, una manina, io corro con la documentazione. Abbiamo 4 ragazzi che non vedono l'ora e speriamo che questo nuovo anno inizi con delle buone notizie. E voglio ringraziare tantissimo il dottor Farina per quello che ha fatto, perché ha dato una seconda possibilità, avendo soltanto un contratto con la libreria, avere un secondo contratto in questo momento particolare che stiamo vivendo tutti è un grande traguardo, quindi una grazie ancora. Risorsa, sì. Federica Terranova, ti ringrazio tantissimo, ti faccio i complimenti per quello che fai per questi ragazzi e per la società tutta. Grazie, Console, grazie. Vi salutiamo tutti. Ciao. Ciao. Console, io ringrazio anche lei, faccio davvero i complimenti anche a lei per aver creduto e continuare a credere in questo progetto. Complimenti ancora. E spero che possa essere da esempio soprattutto per tanti colleghi o comunque per tanti altri professionisti che possano seguire questo piccolo esempio. Grazie. Assolutamente sì, grazie.